riunito più cantine, non solo cantine Due Palme, ma delle cantine vicine a noi per il Salice Salentino. Noi siamo arrivati qui come eccellenza vinicola Penisola Salentina con il suo Salice Salentino col Negramaro. Siamo arrivati con le 15 aziende presenti col vino, però era giusto arrivarci anche con quella che era la gastronomia, l'eccellenza dell'enogastronomia. C'è Santoro con il suo capocollo di Martina Franca, c'è Antonella Ricci con Vinod, una gastronomia specializzata. Quindi abbiamo allietato questa bellissima serata qui a Verona, la città dove Flavio, il suo sindaco, ci ha onorati anche la sua presenza. C'erano dei personaggi importanti, degli importatori, e quindi tutti quanti sono stati contenti e stracontenti di aver degustato le eccellenze del nostro Salento. È un'abitudine, perché la conoscenza con le cantine del Salento nasce da anni di frequentazione del Vinitaly, da premiazioni di cui sono state protagoniste le cantine del Salento, e quindi è solo un consolidare di una buona tradizione, di una bella consuetudine che si è creata fra la Puglia e il Veneto. È un rapporto di amicizia con la cantina Due Palme di Angelo Maci, e sono più e più volte che siamo andati, come oggi abbiamo avuto ricambiata l'ospitalità delle cantine del Salento qua a Verona, più e più volte il sottoscritto è andato a visitare le cantine del Salento. Poter promuovere in questi lunghi 8 anni, in tempi non sospetti, il rosato. E devo dire quindi che ho assaporato insieme alla gente che degusta il rosato tutti gli umori, le sensazioni e le emozioni che noi siamo riusciti a trasmettere a tutte queste persone. Oggi lo spumante rosato è uno dei grandi vini che più viene consumato, bevuto, e sta avendo veramente un trend positivo. Il Susumaniello in spumantizzato, il Primitivo spumantizzato, il Negramaro spumantizzato, non abbiamo nessun tipo di rivale. Questa serata ha veramente dato sfogo a tanti ospiti, anche stranieri. Ho avuto modo di avere, diciamo, dei degustatori che venivano anche da fuori, perché grazie alle nostre cantine che sono riusciti a veicolare questo vino ormai in altri territori e in altre nazioni, oggi noi insieme al vino riusciamo a portare anche i nostri prodotti. E quale miglior connubio tra il wine e food?